Ok, allora, dato che siamo qua, che siamo tanti del clan, facciamo un lavoro di coltello in modo da in qualche maniera ripassare e cerchiamo di approfondire alcune dinamiche. Allora, per chi non, invece non c'è mai stato, allora vedrete spesso dei coltelli tenuti alla cinta o dietro. Questo per quale ragione? Perché chi ha la tensione a lavorare sempre con le estrazioni, poi quando va avanti nella realtà, se si abitua a fare questo tipo di lavoro, tiene anche d'occhio dove ha le mani il potenziale avversario. Questo è molto importante perché, se io ho i coltelli per terra, no? Allora devo lavorare con il coltello, che prendo il coltello, lavoro, ecco, io qui non ho mai la tensione invece al fatto di andare a prendere il coltello, né io, né dove ha le mani il mio potenziale avversario. Invece io devo cominciare a pensare quando lavoro e quando mi interesso di difesa personale dove ha le mani, perché per esempio lì dietro lui ha le mani dietro, io lì ho un problema perché non so che cosa ha nelle mani. E allora, come ho detto 100.000 milioni di volte, il problema principale sono le mani, perché poi alla fine dei conti non è che ti ammazzano i calci, è difficile che ti dai calci in faccia e ti tirano giù con un calcio in faccia, è difficile che, se non sei proprio stupido, viene lì da una testata, lì devi essere stupido te che lo fai chiudere in quella maniera esagerata. Quando però ci sia una condizione come quella, per esempio, dove le mani non si vedono, lì c'è un problema, perché io non vedo le mani. E quelle mani lì potrebbero avere un bastone telescopico, potrebbero avere un poker stick, potrebbero avere un coltello molto più facilmente, potrebbero avere anche un'arma da fuoco. Quindi nelle scuole moderne di Cali si lavora sempre con i coltelli addosso, proprio per fare in modo che, se noi, per esempio, stiamo lavorando, io faccio un esercizio, faccio qualcosa, ecco, ma la mia attenzione deve essere sempre a vedere dove ha le mani lui. E se sono io che, per esempio, devo lavorare, devo fare cose, devo anche fare attenzione dove devo andare a prendere il coltello, perché poi in realtà io il coltello da qualche parte lo dovrò estrarre, no? Quindi dovrò andare a prendere questo coltello. Cioè dovrò andare a prendere, per esempio, non so, in questo caso qui, questo coltello. Quindi dov'è sta lama, quella roba lì è molto, è estremamente importante, perché io devo, tra virgolette, capire dove sono i coltelli, ok? Quindi dove sono i coltelli è essenziale, cioè per una scuola come la nostra, che è una scuola che è sicuramente al top in Italia e in Europa per il coltello, io devo sempre avere la tensione dove ha lui il coltello, dove ha lui le mani. Quindi se non so dove ha le mani, lì c'è il problema. E attenzione, questo potrebbe anche voler dire il fatto che io, per esempio, non vedo le mani. Ho capito, qui non vedo le mani, ma questo qui è un attimo, che succede? Quindi quello è un problema. Qui non sto vedendo bene la mano, questo qui è un altro grosso problema. Ok? Se sono così, per esempio, qui non vedo la mano, ma è un altro problema, perché qui la mano potrebbe invece avere qualcosa. Quindi non vedo la mano, non è un buon segno, perché da dove non vedo la mano è lì salta fuori un'arma. Quindi questo qui è un problema, tra virgolette, enorme delle mani. Cioè, è meglio piuttosto nella condizione in cui io non veda le mani e lui ha le mani dietro, allora se vogliamo fare un lavoro ben fatto, o me ne vado via cercando di evitare, se posso portare in mezzo qualcosa tra me e lui, porto in mezzo una seggiola se ho un ambiente che me lo permette, se ho qualcosa che posso brandire, brandisco, se devo fare un'estrazione io, estraggo io. Perché? Perché è molto meglio essere in anticipo che in ritardo. Se sono in ritardo, sono in ritardo. Ok? Poi, qui tutti mi rompono sempre i coglioni con le solite palle, ma il diritto della difesa personale. Ma no, perché tu non devi metterti nelle condizioni di trovarti nei guai. Cioè, tu devi fare in modo di non trovarti nella merda, il che vuol dire che devi essere non stupido da andare nei posti sbagliati, devi essere con gli occhi aperti se succede qualcosa intorno a te. Se marca male, tu devi essere pronto a combattere. Poi dopo discutiamo dopo di quanto spendo di avvocato, eccetera, eccetera. Perché io non è che dico che tu devi da fare un'estrazione e tagliarmi la gola se non hai fatto niente. Questa è una cazzata. Però magari fai vedere un coltello che sono pronto ad accoltellarlo, sì. Quello di sì, perché piuttosto di rischiare io la pelle, far rischiare alle persone che sono con me, è meglio che faccia capire a lui subito che marca malissimo. Quindi, la prima tensione per la giornata è quella di dire dove cazzo ha le mani? Questa è la ragione per cui Starcali si lavora sempre con i pantaloni che sono di pantaloni tattici e non di pantaloni della tuta, perché non si riesce a tenere i coltelli. Noi quando abbiamo cominciato negli anni 90 prendevamo i coltelli da terra, nessuno li teneva giù.
cioè su, li riprende, li tenono tutti giù, li riprende, li lavorano. Adesso, semplicemente, cosa facciamo? Ok, partiamo coltello con coltello. Cominciamo semplicemente, allora sapete qua 1, 2, 3, 4 e 5 nelle maggiori scuole di formazione di lame nel settore sud-est asiatico, Cali, Army, Scream. Allora, cosa facciamo? Semplicemente cominciamo con un esercizio semplicissimo che è questo. Cominciamo semplicemente con questo lavoro qui, ok? Cominciamo con questo e con questo, che sono due esercizi semplicissimi, ok? Dove io semplicemente butto via o io mi blocco. Quando blocco, se voi fate caso, io cerco sempre di spostarmi lontano dall'arma. Questi lavori di tradizione sono dei lavori di tradizione che vengono fatti coltello contro coltello per creare un minimo di skill nell'andare a mettere le braccia e quant'altro. E vediamo poi anche dopo palasutte, quindi il lavoro di cross block. Cominciamo semplicemente a cercare di fare un lavoro adesso di emergenza, perché poi lo andiamo a fare anche quando io non ho ancora fatto l'estrazione. Perché? Perché solo per introdurre, la situazione ideale è che quando Manuele arriva io faccio cross block per andare a gestire, ok? Quindi la mia situazione ideale rimane sempre questa, non nella difesa personale, che ci vediamo se viene ancora meglio. Se io mi muovo, questa è la mia situazione migliore, no? Giusto per fare anche un po' di ripasso con quelli del clan che sappiamo bene che cosa stiamo facendo. Questa è la mia situazione ideale, sì, ma la situazione ideale io non è che ce l'ho sempre, ok? Perché? Perché io potrei essere angolato in questa maniera qui, cioè se io ho una minaccia così e mi accorgo così, cioè qui io devo fare questa regolazione, 1, 2, 3, ehi, è fantasia, cioè nel senso che lui ti muove e io sono tagliato, quindi non c'è modo di fare quel tipo di lavoro lì. Quindi io dovrò fare delle manovre alternative, una manovra alternativa per un genere del genere è fare questo, nel frattempo però cerco già di togliermi dalla linea, quindi non rimango qui, perché non posso lavorare qui. Cioè, non è che posso andare bene qui, devo per forza fare uno step, perché poi il mio lavoro ideale è sempre quello di cercare di andare a fare cross block. Vi ricordo che tutte le volte che io muovo nelle scuole migliori di coltello, questa qui è considerata bad end, quindi è la mano sbagliata di fatto, ok? Perché non riesco a tracciare, perché sul angolo scende, mi fa da 1 a 3 e la angola diversamente, io mi trovo tagliato. Okay. Quindi questo qui è un lavoro che io devo fare quando lui se lo vedo, questo deve essere. Se qui passa basso, qui non riesci neanche a tagliare perché non ha la misura, molto probabilmente. Okay? Quindi sono, tra virgolette, non messo bene, però magari reagisco e faccio questo. E ci prendiamo del tempo nella giornata di oggi anche per tutta una serie di check. E diciamo che io ho una serie di alternative. La prima alternativa è quella di non esserci, ovviamente, in un punto, no? Quindi arriva e io non ci sono. Io ho questa roba qui tipo Matrix, questa roba qui della pancia, come fanno alcuni che vedi questi. Cioè, vedi i nostri militari che fanno le foto, si mettono la maschera da schermo, poi vedi questi che fanno così. Oh! Ma se lui fa un passo mi buca 6 volte, mi trovo 300 volte bucato perché è una puttanata sta roba. Cioè, se, muovermi col torso in maniere strane, alla matrice, vado indietro, sono tutte puttanate, in realtà sono tutte cazzate, perché perdi la struttura del tuo corpo, poi non riesci più a combattere, se togli la struttura della colonna vertebrale e ti storci con il corpo, non riesci più a combattere bene, quindi perdi tutta l'efficacia che hai. L'altra alternativa sono i check, l'altra alternativa sono le ridirezioni, ok? Soprattutto le ridirezioni incrociate, perché permettono il cambio di linea. Quindi ci mettiamo oggi e lavoriamo anche con tutti i check in modo tale che ci abituiamo a fare i check. Vediamo poi man mano andiamo, mentre andiamo avanti, facciamo i check, ma ci mettiamo anche l'altro braccio a protezione in modo tale da essere pronti. Perché? Perché se io faccio un check con la prima qui, se casomai è, l'altra qui è già pronta, ok? Ed è pronta in realtà, sia se cambia linea, perché qui posso fare questo. Questa è pronta anche se arriva a questo pugno, se ci angoliamo leggermente così, se arriva a questo pugno qui con questo giro, ok? Io lavoro con questa qui già pronta perché questa è la chiusura di quel pugno lì, perché sennò non mi viene, ok? E quando io faccio questo check, questo qui, se lui tira e scende, qui ho sempre il cross block, poi magari il foot trap mi controllo questo, questa è la mia prima forma di disarmo, le mie prime forme di disarmo sono quelle legate alle percussioni, ok? Tornando a noi, lo facciamo coltello con coltello,
poi dopo lo integriamo. Quindi il primo è solo questo, quindi io vado qui e faccio questo. Se fosse così, l'abbiamo già come lo facciamo normalmente, è la stessa cosa, no? È uguale identico, cioè non cambia niente, sia in questa che in questa non cambia niente. Se lo facciamo così, viene così, ok? Quindi è uguale identico. Quando io faccio il pass, mi raccomando la posizione e l'angolazione dell'avambraccio. Oggi, dato che siamo tanti più del clan rispetto che agli altri, cerchiamo di guardare bene tutti i dettagli da fare. Quando Manuele taglia, la mia tensione è questa, non è la mano, non è questo. Non è con la mano, perché con la mano è difficile fare questo lavoro, è con tutto l'avambraccio. Allora guadagno tanto spazio così almeno su questa linea per pulire. Quindi devo cercare di fare questa chiusura qui, questo mi interessa. Ok? Ricordatevi che questi lavori vengono fatti in tradizione per una ragione, e questa ragione è uscire dalla sua posizione della linea centrale. Perché? Perché io tutto, quando faccio un blocco, lui ritrae, ritira, ritraendo il braccio, ricontinua, eccetera, eccetera. Se passa, lui deve, se qui o scende sotto o deve fare tutto un movimento molto più lungo per ricominciare a lavorare. Ma quando succede questo passaggio, io sono fuori dalla linea, della sua linea centrale. Quindi lui combatte in quella direzione. Mentre io no, io qui sono corretto rispetto a lui, quindi qui lo posso chiudere in maniera seria, quindi non si muove facilmente, nel senso che io sono qui, cioè se faccio passare lo chiudo, qui non riesce a muoversi tanto facilmente. Se inchiodo qui anche qui, ho abbastanza una buona posizione di controllo. Perché poi la verità è che io è in quella posizione che mi gioco le tecniche percussione. Le tecniche di magari anche da dove partono le tecniche di disarmo più serie. Man mano che andiamo avanti nella giornata, cercheremo anche di, quando facciamo questi lavori, li facciamo a mani nude, in modo tale che li trasformiamo in un lavoro di difesa personale e andiamo a vedere tutti questi elementi qui, in modo che con quelli del gruppo sappiamo farli, cioè sapete poi farli bene, ok? Alla fine della giornata. Quindi cominciamo semplicemente coltello contro coltello, poi lo evolviamo con le estrazioni, cioè nel senso che potrebbe anche essere semplicemente che lui parte e facciamo questo lavoro qui, io lo faccio per come se fosse un esercizio in quella maniera lì, ma poi cosa succede? Io me lo vado a prendere questo coltello, quindi comincio a fare questo lavoro qui, perché? Perché io potrei anche portarlo, lo so che in Italia il porto è proibito, però attenzione, la scuola che fa sul serio coltello deve poi andare a lavorare anche sulle estrazioni, anche se io, tra virgolette, non posso consigliare di portare dietro il coltello. Però è anche vero che se io devo, man mano che vado avanti, se succede qualcosa, c'è un check, magari c'è un passaggio, ma qui mi serve e io qui devo riuscire a lavorare abbastanza seriamente da non perdere il coltello e quant'altro. Poi ovviamente uno lo fa, come dire, per caso di studio e quindi a livello accademico, ma lo devi saper fare. Se tu sei in una scuola di coltello top, la nostra, allora di sicuro, perché sennò che cosa mi sbatto a portare tutta sta gente tutti gli anni, adesso anche con la ripresa di nuovo 4 eventi quest'anno di nuovo solo per il coltello come est internazionale, cioè non ha senso se poi non vai a studiare tutti i dettagli, ok? Quindi partite coltello contro coltello, vi scegliete un partner che sia più o meno della vostra stazza e lavoriamo.